Ragazzi, per la prima volta il nostro gelato Even, senza zuccheri aggiunti, senza lattosio, che avete provato a Rimini Wellness. E non solo. È disponibile in un ristorante fisico per sempre. Oddio, ristorante, insomma, adesso lo spieghiamo bene. Vabbè, kebaberia. Aspetta, ma secondo te kebab possiamo house. Chiedere di spiegarlo? Noi non siamo abbastanza esperti. No, anche perché kebab a meno, cioè forse kebab lui, è grassissimo. Forse lui lo sa. Ma che c'entra il gelato col kebab poi? Non lo so, chiediamolo. Perché il vostro gelato? È proteico, senza zuccheri aggiunti, senza lattosio. Quindi perché non metterlo nella prima kebaberia tutta in Italia? Ah, secondo me sì. Cioè non è proprio un ristorante, è più un locale. Però tecnicamente ci posso sedere, c'è da mangiare, c'è il kebab, c'è il gelato. E una settimana fa, no? Ormai sì. È passata la settimana. Siamo a Santorini. Ormai cioè, dobbiamo fare la intro che non avevamo fatto perché sono un bruttissimo youtuber. Facciamo vedere come è arrivato Even Gelato in Italia per la prima volta in un locale. Dai che best a Napoli, torniamo indietro di una settimanella. Esatto. Non abbiamo fatto cardio in palestra, ma lo stiamo facendo praticamente adesso. Mi sto letteralmente spompando. Il gate era A02, quindi pensavo fosse più vicino, invece praticamente tra i più lontani. Fantastico. Devi correre, non bloggare. E vabbè, l'estate è finita. Anzi no, l'estate finisce quando lo dico io. L'estate finisce quando finisce il gelato Even. Il gelato Even non finisce. Stiamo per decollare e ovviamente barrettina Fitborn. Abbiamo già mangiato quella al caramello perché stiamo morendo di fame. Cioè, in realtà non è così ovvio, perché tu non mi hai preparato il pranzo, quindi oggi sono andati a gallette come fonte di carbo. E quando andiamo così di fretta, la fonte di pro diventano le barrette. Grassi in diretta, anche perché andiamo a Napoli, quindi non abbiamo problemi di grassi. Abbiamo fatto una bella dormita in aereo, siamo atterrati e siamo all'aeroporto di Napoli. E adesso prenderemo mezzo, un'autoscarpa, un qualcosa per andare subito al locale. Perché stanno facendo un po' di cosette, quindi andiamo a vedere qualcosina in anteprima. Comunque abbiamo preso un taxi per venire qui da Kebest e posso dire che abbiamo incontrato finora probabilmente la persona più brava, gentile, genuina. Era molto pagato. Ma ragazzi, cioè, non ho mai visto un self con una roba zen così anche. Sì. Immaginate a guidare in pieno centro a Napoli. Non ha suonato una volta il clacson. Sì. Cioè. Comunque lo vedo da lontano, è lì. Wow, ma che bella questa insegna. Che bello che è. Non è che bello, è che best. Allora, Gianna è una cattiva persona che abbiamo appena recuperato. Siamo appena arrivati e già ci sta riempiendo di cibo. Dopo si mangia, dopo ancora si mangia. Sì, e siamo venuti qui, in questo locale di cioccolata. Mangiare cioccolata, ripiena, qualcosa interno. Cioè ci sono delle cose meravigliose. Oddio, buonissimo. Ciao. Siamo arrivati già al primo locale e già ci stanno viziando di brutto. Cioè, amore, a domani come ci arriviamo? Rotolando. Buongiornissimo, oggi colazione al volo, solo cappuccino perché adesso andiamo. No! Dobbiamo iniziare con un espresso per iniziare con un cappuccino. Perché ci facciamo tutti i vlog a vicenda? Bello! Ma tu apri un locale oggi? Sì. Ma veramente? Succede. Ah, per questo che siamo qui? No, siamo qui perché c'è il mio gelato. A me adesso kebab non me ne frega nemmeno cazzo. Mi sembrava strano ci fosse. Sì, perché dovete sapere che per la prima volta in vita di tutti il gelato Even sarà disponibile in Italia, nel mondo, in un locale che vende kebab. Grazie a Gio kebab e Sana. Io quando stavo facendo il business plan del kebab, la prima cosa che venne detta è: ma il dolce? Cioè loro dissero: ma il dolce cosa volete fare di fit? E la prima cosa che disse è stata: scegliete, è facile, o il gelato di Food Fit Lovers Even o spumone. O lo spumone, esatto. Indovinate perché non abbiamo scelto lo spumone. Guardate, sì, immaginati, immaginati quelli che fanno i kebab dentro. In realtà c'è un altro modo, non te l'ho mai detto. Però va bene il gelato. Abbiamo fatto colazione, abbiamo fatto un po' di giri, siamo preparati, adesso siamo usciti. Noi stiamo andando con Giana in gelateria a preparare il gelato. E invece Giovanni e gli altri stanno andando da Kebest, appunto, a cominciare a fare i primi contenuti. Comunque, raga, non so voi, ma io ho una voglia di gelato assurda. E poi Giana non ha ancora assaggiato il gusto nocciola, che secondo noi è il migliore in assoluto. Ovviamente sei a Napoli, che fai? Non ti fai portare il caffè direttamente in gelateria al bar vicino? Oh, questo è l'usato.
abbastanza. Oggi siamo a quota 2 solo. Malissimo, dobbiamo recuperare. Ma arriviamo a 8, non siamo veramente a Napoli. Prepariamo il gelato, oggi faremo poco gelato per modo di dire, perché più che altro il locale è piccolo, ci sarà tanta gente, c'era anche il kebab. E quindi partiamo a preparare il primo gusto, questo è il più amato da tutti ovviamente, il pistacchio. Ora mettiamo le polveri magiche, ovvero vine, gigante e anche un po' di... Vabbè, e questa è la parte solida. Ah, ma quindi il gelato si fa con ingredienti in polvere? Sì. In polvere come la farina, il cacao, le spezie? Sì, sì. Ah, il demonio, non si fa con il latte, altro latte? Ma c'era il latte. E il latte? Noi super fan di mini pimer, questo è bello gigante. Mini comunque. Non lo so, ragazzi. Non è tanto mini. La fit porn? Sì. Wow, lo posso mangiare così io? Vai. Se vuoi ci metti la faccia dentro. Cioè questa cosa ha un odore... Non me lo so. Non me lo l'oro so verde. Non esatto. L'oro verde, ragazzi. L'oro, tutti noi. Wow. Lo pulisco io, lo pulisco io. Bravo. Ecco qua. Ha fatto? Siamo pronti? Siamo messi. Mamma mia, c'ho una voglia di gelato adesso. Me lo berrei, ragazzi, questo. Mamma, sì. Buono anche così. Cioè, stamattina abbiamo preso solo i cappuccini, il caffè, mi sto morendo di fame e non vedo l'ora di mangiarmi il kebab. E il gelato, ovviamente. Ora nocciola. Per la nocciola, purtroppo, non abbiamo il secchione gigante, ma abbiamo i barattolini che praticamente sono la stessa cosa. E questo potete trovarlo sempre sul sito di FitPorn. Col codice sconto FitLover. Se Paolo è una brutta persona, perché io potevo fare subito, invece adesso mi devo mettere a scartavetrare tutti sti cosi. Paolo, sei una brutta persona. Dai, no, poverino. Raga, facciamo con un cucchiaio una paletta. È cotta, la puoi scolare. Buono. Vedo l'ora di mangiarlo. Com'è? Un cucco maturato. Mamma mia. Vedete, tuttora è ancora più bello, diciamo, se non ci sta. Adesso noi mangeremo tutto quello rimasto nella macchina. Cioè quello che avanza si mangia. Non avanzerà niente. Che buono, ragazzi. Non rimarrà niente. Che fame. Cioè facciamo subito. Vabbè, un facciamo un taste test. Vai, assaggia. Uscito buono? È assurdo. E adesso nocciola. Giovanni Fois! Chi ha invitato l'uomo dell'Italia? Carlo? Non c'è? No, Carlo è stato bocciato. E vai! Ti guardo, scusa Io ti guardo e ti vedo sei bellissimo, bro. Perché la stessa cioè, ti guardo peccato stessa. Ah, pensavo che sei da un Puglio, fratello. Adesso prendiamo, Cade prende un kemmemli, quindi questo qua, con kebab sovraccosce di pollo giallo, senza pelle, insalata, pomodoro, cipolla, smash d'avocado, salsa mevli a base di formaggio, proteico, lime e rosmarino. Io invece prenderò il kefoys per un motivo ben preciso. C'è la mia salsa. No, perché c'ha meno grassi. E infatti è fatto con... No, perché vabbè, però i grassi che hai sono grassi buoni comunque. Sono buoni, cioè nel senso che non hanno fatto male a nessuno. Non ti offendono. Nessuno. Ok, perfetto, va bene. Ah,
Che culo. Ah, il che culo non lo fai? Ecco. Ah, che cool. Finalmente proviamo anche noi il kebab, perché siamo stati a fare il gelato e non mangiamo da ieri, quindi ho una fame assurda. E sono le 4 di pomeriggio. Il menù è, diciamo, piccolino, ci sono poche cose. Questo è il kefois, quindi è quello con meno grassi, fit. Questo è il kemamli, ovviamente fit. Lo prendo io, perché comunque il menù si divide in cose più fit e poi c'è anche quello fat. Esatto. Ma noi partiamo da questo adesso. Adoro. Partiamo col dire che non è un kebab tradizionale, perché ovviamente in genere non hanno questa forma, però non ci interessa niente, perché comunque il concept è lo stesso. Il condimento preparato in un certo modo, c'è una tasca, si picca dentro, è comodo da mangiare e via. Assaggiamo? Il pane mi piace troppo. Il pane è tutto bello crunch all'esterno. Raga, il pane è particolarissimo perché non è super alveolato, ma fuori è super crunchy. È veramente veramente buono, ragazzi. Leggermente piccante, molto saporito, molto speziato. Veramente veramente buono. La carne è super. Questo che è la salsina con lime e pepe rosa, devastante. Mi piace troppo. Dopo questo che dove ci possiamo più baciare. Dici? Vabbè, ma io ti voglio bene lo stesso. Allora, io questo quello di Gio. Io questo. È meno fat, ha quasi la metà dei grassi e sente molto più spinta la cipolla. Io sono amato. Lo so che cipolla cruda e poi c'è la fiatella, ma mi piace molto di più. A me piace proprio questo per la salsina. È più delicato, questo è più delicato. Sì, il piccante è buono, ma ovviamente deve piacere. A me piace, no, ciao. A me piace te, ciao. E adesso assaggiamo i nuggets. Che carini, io ancora li avevo visti. Bollenti, Sono esattamente quelli del Mac, ma più croccanti e meno fatti. Fine. Io dentro sono. Cioè, chi c'ha il coraggio di dire che quelli del Mac sono più buoni? Qui io. Ah, un po' in bocca diretto. No, ma diretto, cioè. Sono più croccanti. Sono bellissime, te l'ho detto. Sono più croccanti e sono meno grassi, ma che poi. Finalmente, ragazzi, abbiamo portato anche il gelato qui da Kebest. E adesso, dopo il kebab, ovviamente ci facciamo una coppetta. Pistacchio e. Dove sei pistacchio? E nocciola. Troppo bene. Il locale che si rispetti, no, oltre al salato, no, c'è pure il dolce. E in questo caso il dolce è il nostro gelato. Per la prima volta nel primo locale, gelato, gusto, pistacchio e nocciola lo vedo sempre qua. Credo che questo sia il primo gelato che prendono. Yeah. No, il primo. Ma lo so perso. Vabbè, e facciamo che il primo. È il primo. Il gelato si scioglie. Gelato. 8. Buonissimo. Grazie. È stupendo, veramente. Grazie, ragazzi. Quanta gente c'è? Siamo troppi! Esco fuori soltanto per farvi vedere quanto è lunga la fila, che è tanto lunga. Ciao ragazzi! Ciao! Cazzo è lunga sta fila, oh! Porca miseria! Sono quella che ti commenta tutti i posti. Sono le 9:30. 9:30, sono le 10 passate. Sono le 10 passate. 10:30. Ma è la quinta birra. Ecco. Adesso ci vediamo questo. Quanto è bella la scatola, mi piace tantissimo. Buono? È ancora più buono. Sono in fame. Comunque è veramente spettacolare. Cioè, guardate quanto è ripieno
la salsina top, il pane super crunchy, valori nutrizionali ottimi, sapore e qualità. Stiamo facendo un ordine perché è tutto il giorno che non mangiamo e dobbiamo fare la fila anche noi perché in cucina sono veramente cattivissimi con noi. O fila o niente. Buongiornissimo ragazzi, dalla mia faccia potete notare che sono ancora rincoglionito. La mia fonte cambia? Di sia? Perché cambia a volte? Sì. Ma scusa. Cioè in genere sono un po' più liscio, barba, skin care, ora faccio proprio schifo. La mia fonte di sostentamento ieri sono stati kebab e Pepsi Zero. Abbiamo mangiato altro oltre a kebab e Pepsi Zero ieri. Gelato. Ah, il gelato nostro. Quello è l'unico che riuscì. È scemo che io, il mio prodotto, mi scordo pure di dirlo, capito? Pensa che io è l'unico che riuscì a rubare dalla cucina. Che stai mangiando, Gio? Stai mangiando? Sì, le barrette per le femminucce? Buone. Comunque, barretta Jim Beam, veramente veramente buona. Questa Katia la prende spesso, spessissimo. Così come è molto 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 buono il biscotto al salted caramel, che ha lo stesso aroma che utilizzano per le proteine al gusto caramello. Ovviamente ragazzi potete trovarlo sullo sito di Jim Beam con il codice sconto RAFA5 o KD5 se volete sostenere Kate, ma sostenete me perché sono un poveraccio. Ok ragazzi, noi siamo sull'aereo di ritorno per Milano e la giornata non è finita perché domani comincia un'altra avventura fantastica. Tutto ciò non abbiamo mangiato, siamo con una sfogliatella e un pezzettino di cookies salted caramel di Jim Beam. Io ho dato due morsi. Lei manco quello. Vabbè, io altre due, aspetta, sono quattro morsi. E comunque adesso ci diamo una barrettina proteica e torniamo a casa. Corner, cioè non una, la barrettina proteica, la nostra barrettina proteica. E torniamo a casa ragazzi.